Siccome nella
una giovane fanciulla e la morte. Il mito e la morte della fanciulla per le popolazioni tedesche è un mito dal tempo dei Greci, quando Persefone si avvicina al terreno per prendere un narciso bellissimo, cade nel fiume, la terra, Persefone sprofonda nell'Ade, diventa la regina, quindi la morte. Schubert usa un piede della prosodia greca, il dattilo, una lunga e due brevi, quindi voi sentirete pam, 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 pam. E poi durante tutto l'Ottocento è naturalmente la cellula ritmica per tutte le composizioni funebri, le marce funebri, eccetera. Poi c'è un grido della fanciulla, un grido al centro della fanciulla non vuole la morte, la luna.
fanno una grande differenza e c'è un motivo per cui noi abbiamo voluto scegliere di questo ciclo di Schumann l'opera 42, Vita d'amore e di donna, che è la vita di una fanciulla che addirittura lascia la casa di famiglia per sposarsi. Questo non era un piccolo passo, quindi è tutto un ciclo in cui ci sono i suoi tremori, le sue paure. Dobbiamo immedesimarci in una situazione del genere, certamente non vivere in quella piena. Ma non è questo il motivo per il quale io e Dario abbiamo scelto questo ciclo, solamente con due leader, il primo e l'ultimo. L'ultimo preceduto il postludio, in realtà, perché poi vedremo che più volte rimane completamente da solo. Questa scelta deriva dal fatto che qui nella storia della musica vocale da camera e comunque in tutta la musica schumanniana, perché ce ne sono tante di queste magie anche nella letteratura per completa, anche nel pianoforte solo di Schumann, che si parla della inibilità del suono. Non adesso il suono l'abbiamo sentito, la melodia l'abbiamo sentita, qui succede una cosa che non ha precedenti nella storia della musica da camera, perché a un certo punto questo suono che tanto risentiamo e mi permetto di spiegare come. Nella prima parte, quindi nel primo, la voce canta la storia di questa ragazza, il pianoforte della coppia canta tutte le sue paure di giovani conosciuti. Purtroppo il suo matrimonio non va bene perché il marito muore e prima dell'ultimo libro c'è il recitativo. Ora, nella prima parte c'è una sola parte. È una sola battuta che è una porzione di melodia così bella, ma così bella, e in cui le parole che sono belle, perché parla di una immagine sua che invece dalla profonda oscurità, non dimentichiamole per poi capire quello che viene dopo. Dicevo, sono semplicemente, è semplicemente una battuta, una parte di melodia che a lei è un pubblico specialmente molto abituato a questo tipo di situazioni artistiche. Thank you.
Bye.